Buongiorno, come stai? Spero bene. Questa serie di video tratta gli Anelli del Potere, la serie Amazon che va in onda attualmente a cadenza settimanale sulla piattaforma Prime Video. Non è da considerarsi né una recensione né un riassunto, ma una sorta di analisi e riflessione su quelli che sono i misteri più grossi che questa serie vuole aprire e intende portare avanti apparentemente per 5 stagioni. Questo episodio è un post-catastrofe. Molta della trama è fatta per farci vedere come reagiscono i vari personaggi che sono stati travolti dall'eruzione di Montefatto alla fine dell'episodio precedente e come si portano in salvo, come si rincontrano, come agiscono dopo questo evento. Come in molte grandi catastrofi, vengono innanzitutto dispersi, impossibilitati a ritrovarsi, quindi si creano anche, per esempio, accoppiate strane come quella Galadriel-Tio, che danno l'occasione di mettere in scena dei dialoghi inediti tra personaggi che non hanno ancora interagito. Quindi parte dell'episodio è fatta per seguire le vicende delle due linee narrative che sono andate a convergere nell'episodio scorso e il resto dell'episodio finalmente recupera quelle che ogni tanto vengono messe in panchina, cioè la linea narrativa che riguarda i Pelopiedi, gli Harfoot, e la linea narrativa che invece riguarda a questo punto Elrond e Durin e tutta la vicenda e faccenda del Mithril. Innanzitutto ribadiamo che le due linee narrative che erano andate a convergere si sono un po' spezzate in tante sottolinee narrative e ci metteranno il tempo dell'episodio per riunirsi. Riusciamo a capire chi è sopravvissuto e chi no. In questa fase la stragrande maggioranza dei personaggi e tutti i personaggi principali sono sopravvissuti. Non è certa la sopravvivenza di Isildur, ma insomma, essendo personaggio canonico, siamo abbastanza sereni in tal senso. Non ci viene detto quasi fino alla fine dell'episodio qual è il destino di Bronwyn e Arondir, e io per tutto l'episodio ho riso del fatto che, considerato che nell'episodio precedente avevo un po' preso in giro Arondir per il suo comportamento non proprio furbesco nei confronti dell'involto che conteneva il manufatto che poi era stato sottratto ai nostri eroi, e se l'era fatto un po' sgusciare sotto il naso, quindi per tutto l'episodio dicevo: pensati che fine ingloriosa, no? Cioè, se l'ultima cosa che hai fatto sono due cazzate e poi muori. Per fortuna sua non è andata così, era abbastanza in salute e quasi fresco rispetto ad altri personaggi. La regina di Numenor reggente Tamriel invece è rimasta infortunata in seguito a questa eruzione e ha perso la vista, non si sa se temporaneamente o in modo permanente. Galadriel, come dicevo, si ricongiunge a Tio e insieme viaggiano fino a poi a ritrovare l'accampamento dei loro alleati. Ti viene anche detto quale sarà il destino della popolazione del sud che non ha più una casa, visto che ormai le Southlands non ci sono più. L'esito della battaglia dell'altro episodio con successiva eruzione ha fatto sì che queste terre del sud da difendere sono belle che morte e quindi la popolazione deve trasferirsi. E qua abbiamo un piccolo easter egg perché Bronwyn ci dice che viaggeranno verso Pelargir, che è un po' la Venezia della Terra di Mezzo, una delle località più splendenti e splendide, appunto. Si trova nell'estremo meridione della Terra di Mezzo, ma è una colonia numenoreana e sarà il principale porto di Gondor poi, quindi sinceramente non vedo l'ora di vederla resa visivamente. I nostri Pelopiedi continuano a ondeggiare tra la fiducia verso lo straniero e invece la paura e il sospetto, e quindi di nuovo c'è una scena in cui lo straniero utilizza i suoi poteri, loro si spaventano, lo allontanano e poi però ci ripensano perché vedono che nel frattempo è seguito dalle tre sacerdotesse misteriose, inquietanti, su cui si possono fare tutta una serie di considerazioni che però posto più avanti quando parliamo del mistero più grosso legato all'episodio. Per quanto riguarda Elrond e Durin, continua la loro linea narrativa, sono
alleati per cercare di cavare questo Mithril dalla miniera contro la volontà del padre di Durin, che cerca in tutti i modi di fargli cambiare idea, e anche con Disa, la moglie, che è dalla sua parte, tanto più che loro vedono con i loro occhi il Mithril curare le foglie dell'albero che tiene in vita l'energia degli elfi, per ragioni che vanno anche al di là della generosità. Nel caso di Disa sono anche ragioni di ambizione, perché lei dice al marito che loro sono i futuri regnanti e quindi hanno tutto il diritto di avere una loro opinione su come condurre le cose, di portare la razza nanica in una direzione nuova e diversa rispetto a quella dei progenitori di Durin. L'amicizia tra Durin e Elrond viene ulteriormente approfondita e porterà effettivamente i due a scoprire quasi da soli una vena intera di Mithril, ma nello stesso tempo a risvegliare un nostro vecchio amico molto molto importante nella saga del Signore degli Anelli, in particolar modo nella prima iterazione, la Compagnia dell'Anello, ovvero il Balrog che si trova nelle profondità di, in quel caso, Moria, comunque sempre nella stessa collocazione, e che sarà poi il responsabile della distruzione del regno nanico che si trova in quelle montagne. Tra l'altro, lo stesso Balrog di cui si è parlato qualche episodio fa, quando si è tirato in ballo questa leggenda apocrifa del Mithril, no? Questo Balrog, a parte che è sempre un mostro bellissimo, ma ha lo stesso design che aveva nei film di Peter Jackson. Quindi si può dire che in questo caso il nostro Durin IV, che ha questa sorta di bisticcio adolescenziale col padre, no? In quella fase che ha l'amico del cuore che lo porta su una cattiva strada, lui litiga col padre per dirgli: no, ma abbiamo ragione noi, sei tu che non capisci. In realtà, come spesso accade, in questo caso noi sappiamo più di loro e ci viene istintivo pensare che Durin III abbia ragione, che ha tutte le ragioni paterne di non volere che si scavi troppo a fondo. Effettivamente, il rischio sappiamo che porterà, probabilmente già nell'episodio prossimo, un problema non da poco alla loro razza, alla loro stirpe. Come Durin III ha ragione, anche il Balrog ha ragione, perché gli vanno letteralmente a rompere il cazzo. Cioè, anch'io quando vengo svegliata dagli operai davanti a casa mi sveglio arrabbiata. Quindi il Balrog se ne stava per conto suo, si vede piano piano scavare sulla testa, e a una certa anche lui, insomma, ci cioè, si era fatto la sua casetta, se li stermina tutti ne ha ben donde, voglio dire. Abbiamo un altro importante foreshadowing che fissa un po' quello che sembrava un errore di questo Gli Anelli del Potere, o quantomeno una cosa che era molto apocrifa. Per molti continua a rappresentare una contraddizione rispetto al canone, però secondo me in realtà sistema un po' di cose, ovvero che Galadriel confessa nel corso dell'episodio di essere già sposata. Viene nominato per la prima volta Celeborn. Fino a questo episodio ci avevano dato quasi l'idea che Galadriel fosse nubile, ci fosse stata una retcon per cui non avesse ancora incontrato Celeborn rispetto al canone originale, mentre qua si sistema questa cosa. Sì, lei l'ha già incontrato, l'ha già sposato, e qua apparentemente lo dà per morto barra disperso, però non penso che vadano a questo punto, visto che ci hanno tenuto comunque a rientrare nei binari del canone, come se a un certo punto avessero durante la serie detto: ah, porca pupazza, ci siamo dimenticati che dovrebbe esserci anche il marito di Galadriel qua. Ci hanno rassicurato che sì, lei è sposata. Rimane a questo punto da capire: A, qual è la storia di Galadriel e Celeborn, come mai lei lo dà per disperso o morto, e come rientrerà nella sua vita, perché io do per scontato che sia vivo a questo punto, visto il post, e B, se la loro figlia esiste già. Lei, quando parla di persone che ha perso, nomina il fratello e il marito, ma non nomina una figlia. Anche qua farebbe pensare che non esista ancora questa bambina, che poi sarà colei che sposerà Elrond e sarà la mamma di Arwen. Quindi c'è tutta una genealogia alla Beautiful elfica, no? Però, insomma, visto che questa serie ci fa vedere già un Elrond adulto, uno potrebbe credere che la figlia sia già al mondo. Sì, che gli elfi hanno tutti età diverse, però essendo una serie americana, magari non vogliono creare l'effetto disturbante di mettere un elfo adulto, un'elfa bambina che poi più avanti si sposano. Non lo so, tutto è possibile. Nel canone sarà stato anche così.
Però vabbè, vedremo. È più facile che ti facciano vedere Galadriel con una figlia grande in proporzione, anche se le attrici magari sono coetanee, però secondo me nel livello di accettabilità del prodotto americano è più digeribile quello. E quindi cosa ne è della ship tra Galadriel e Halbrand che sembra suggerita da tutta la stagione? Ma potrebbero avere una liaison comunque, anche se io continuo a sperare che non sia così. Insistiamo su questa cosa, siccome Halbrand è il principale indiziato dell'essere un Sauron camuffato, allora dobbiamo pensare che Galadriel fosse sposata con Celeborn, l'ha perso di vista e si faccia una liaison con Sauron che poi la tormenterà per tutto il resto della sua vita. Cioè, questo comporta che se io poi nella mia vita vedo Il Signore degli Anelli film, appena vedo apparire Cate Blanchett, devo pensare: sì, è inutile che ti dai tante arie, Galadriel, sei stata con Sauron da giovane, non dimenticartelo. Ecco, io spero che questa cosa venga totalmente obliata e non voglio questa cosa alla Romeo e Giulietta, ma vi rimando al video precedente per tutto il vi prego non fatelo. Ecco, collegamento perfetto, veniamo al nostro personaggio preferito assente, ovvero Sauron. Il Toto Sauron continua e a questo punto siamo a dei livelli di phishing, di tentativi di phishing. Phishing a cui io abbocco immediatamente perché questo episodio si chiama in inglese The Eye, in italiano l'occhio. Ora, se avete visto Il Signore degli Anelli almeno una volta nella vita per sbaglio e avete qualche reminiscenza della storia, sapete che la parola occhio porta istintivamente il cervello a un'unica cosa, ovvero Sauron. L'occhio di Sauron era qualcosa addirittura di fisico nel film Il Signore degli Anelli, era questo occhio enorme, infuocato, che stava sopra una torre e che aveva la capacità di guardare, di monitorare tutto attorno a sé, anche a distanze grandissime, riusciva a percepire la presenza dell'anello soprattutto. Era un occhio gigante, quindi l'occhio di Sauron è quasi un personaggio a sé stante. Se tu mi intitoli un episodio l'occhio, io cosa penso? Che sia un episodio che parla di Sauron. Invece no, questo episodio non parla di Sauron in alcun modo e forma palese. Non parla di Sauron più di quanto non l'abbia fatto qualsiasi episodio prima di questo. Al che alla fine della puntata ti mandano un po' i matti per chiederti perché questa puntata si chiama L'Occhio e soprattutto perché hanno sentito l'esigenza di chiamare proprio questa puntata L'Occhio e non un'eventuale puntata finale, per esempio. Cioè, partendo dal presupposto che è fanservice, chiamare una puntata del Signore degli Anelli L'Occhio quasi ai limiti della pubblicità ingannevole a questo punto. Però, perché questa? Perché chiamare L'Occhio una puntata apparentemente interlocutoria post-catastrofe che deve portare al gran finale della stagione? Ammazzata dalla curiosità come una scimmia, ho fatto tantissimi giri in rete e le risposte non sono tantissime a questo quesito. Io pensavo magari che ci fosse qualcosa che era veramente sotto gli occhi nell'episodio e di cui io non mi ero resa conto, ma spulciando anche le opinioni degli spettatori italiani, americani e non solo, non ho trovato nulla che non fosse già quello di cui mi ero resa conto io. Quindi, posto che l'occhio di Sauron non c'è, iniziamo dalle cose assolutamente certe dell'episodio, ovvero l'episodio si apre sull'occhio di Galadriel. Una scelta anche abbastanza banale, nel senso che ci sono tantissime opere audiovisive che spesso si aprono o si chiudono a livello registico sugli occhi di qualcuno, sugli occhi che si aprono di un personaggio, gli occhi che si chiudono di un personaggio. Pensate al finale di Avatar, per esempio, l'ultimissima scena è proprio su un personaggio che apre gli occhi e non è l'unico caso, ci sono casi come l'incredibile Hulk, eccetera. E tanti film, tanti episodi di serie si aprono, iniziano con un personaggio a cui suona la sveglia e apre gli occhi, no? Quindi in questo caso abbiamo una Galadriel che apre gli occhi. Quindi noi possiamo pensare che ci sia anche un valore metaforico. Galadriel apre gli occhi. Però Galadriel in questa storia è effettivamente in teoria l'unica che già aveva intuito che qualcosa non andava, no? Tutti le davano contro, lei invece era quella convinta che Sauron sarebbe tornato. Quindi in realtà far aprire gli occhi letteralmente proprio a lei con valore di metafora è abbastanza strano. Quindi
Quindi, proprio voler giocare, potremmo pensare o che voglia dire che lei apre gli occhi alla dura realtà, che però in qualche modo lei già sapeva, perché lei l'aveva detto che Sauron era tornato, lei aveva trovato la mappa, eccetera. Oppure possiamo pensarla come doppia negazione in un certo senso, cioè se proprio ci mostrano Galadriel che apre gli occhi, lei che sembra quella che vede più avanti di tutti, ricordiamo anche il discorso con Isildur della puntata prima, no? Quando dicono che gli elfi hanno questa visione incredibile per cui vedono a miglia di distanza. Ecco, magari questa cosa invece ci vuole suggerire che in realtà Galadriel abbia gli occhi chiusi di fronte a qualcosa, che non veda qualcosa che ha davanti al naso, come era successo con la mappa di cui non si era resa subito conto, come è successo con il manufatto di cui non si è resa conto che c'era stato lo scambio. E ovviamente ci piace pensare a tutti che questa cosa che lei ha sotto il naso e non vede possa essere proprio Halbrand. Ecco, di lui ho trovato un'analisi che dice una cosa che avevo pensato anch'io, ma quando l'ho pensata ho anche pensato: ma che stronzata! Ma che stupidaggine, perché io proprio non sapendo a cosa aggrapparmi, ho detto quasi per scherzo: ecco, vedi Halbrand, è ferito, è convalescente e ha questa profonda lesione sul ventre che è verticale, no? Questa lesione rossa verticale che sicuramente simboleggia il fatto che lui un giorno sarà Sauron, sarà l'occhio di Sauron. Io l'ho detto facendomi ridere da sola e poi ho visto che in realtà ci sono degli articoli che dicono la stessa cosa, che quella ferita è un foreshadowing del fatto che lui sia Sauron. A me, con tutto che ci ho pensato, mi sembra qualcosa di estremamente stiracchiato, non so voi, però vabbè, ci si attacca a tutto, no? Poi un altro riferimento agli occhi abbastanza evidente è quello che riguarda la regina Myrielle, no? Perché lei rimane cieca durante questa battaglia. Più evidente di così, la cosa un po' strana è che lei rimane cieca agli occhi, non rimane cieca all'occhio. Il titolo è volutamente singolare, quindi l'avessero intitolata Gli occhi la puntata, non avremmo pensato esclusivamente a Sauron, no? Invece l'hanno intitolata L'occhio al singolare. Quindi rientra anche la cecità di Myrielle nel discorso, però si incastra solo in parte. Si può ulteriormente incastrare se pensiamo che forse anche la sua cecità sia una metafora, cioè che tutta una serie di personaggi positivi in questo episodio non stiano vedendo qualcosa che invece è veramente davanti a loro. Galadriel col discorso di Halbrand, ma anche Elrond e Durin che stanno scavando, non rendendosi conto che al di là del loro naso c'è il Balrog. E pensate al discorso per cui li ho tanti presi in giro nell'episodio precedente, ovvero di non essersi accorti dello scambio della spada dell'Elsa, e anche di fronte a quello sono stati ciechi. Abbiamo dei buoni che sono pieni di belle intenzioni, ma non sono tanto lungimiranti, appunto. Siamo noi spettatori che siamo un occhio in un certo senso, perché il gioco è che noi spettatori sappiamo dove questa storia condurrà. Fa parte del patto narrativo, no? Questa storia che ci mostrano è pensata per correre verso quella che è una delle più grandi epopee letterarie e cinematografiche della storia e noi siamo portatori di quella conoscenza, idealmente, no? Quindi anche noi possiamo essere l'occhio, noi sappiamo che molte delle iniziative che verranno prese dai personaggi di questa storia condurranno poi a esiti disastrosi o negativi. Quindi loro hanno gli occhi chiusi, mentre noi sappiamo. Poi c'è un altro fattore che viene spesso dimenticato. Allora, Peter Jackson è stato molto bravo a trasmettere il senso di pericolo dato dall'anello del potere, che sembrava quasi un personaggio all'interno della trilogia. È stato bravo a trovare una soluzione visiva per rendere l'idea dell'occhio di Sauron, no? Che è diventata anche iconica. Però, quando si legge il libro Il Signore degli Anelli, quando nominano Sauron, Sauron è un qualcosa che, come Morgoth, prima di lui, permea la realtà. Cioè, in qualsiasi momento del libro Il Signore degli Anelli, sembra che Sauron sia ovunque. Ecco, ho l'impressione che si voglia un po' tentare quella strada anche qua. Sauron è assente, ma la sua assenza permea tutto quanto. Potrebbe essere ovunque. Sappiamo che è
un personaggio che trama nell'ombra e che a un certo punto di questa storia rispunterà con tutt'altro aspetto, un aspetto che non ricondurrà minimamente all'idea che quello sia Sauron, no? A un certo punto lui si presenta agli elfi in una forma molto rassicurante e si fa chiamare Annatar, no? Quindi in questo momento lui non c'è, ma sta osservando, sta cercando il momento migliore per tornare. Quindi è un occhio che permea tutto, no? Dobbiamo pensare all'occhio di Sauron come qualcosa che si sta guardando attorno, che sta studiando il contesto attorno a sé per vedere quando può agire di nuovo. Nella storyline degli Harfoot, che sembra quella più distante dal concetto di vista, del guardare, non ci si possono trovare degli allacci, ci sono però le tre sacerdotesse, che sono queste figure che sono andate a studiare il luogo della meteorite, che stanno cercando lo straniero. Quindi chissà, potrebbero essere loro emissarie anche di Sauron, potrebbero essere loro stesse una forma di manifestazione del suo occhio, no? Essere loro stesse l'occhio di Sauron. Infine, nella storyline di Elrond e Durin, l'occhio, secondo me, è banalmente quella sorta di apertura, tra l'altro triangolare, che praticano e da cui finalmente vedono le vene di Mithril, quel piccolo varco che consente loro di dire abbiamo ragione e che però non ha la visibilità tale da potersi accorgere che c'è un Balrog appena al di sotto, no? Per cui di nuovo una vista che sembra vedere una via positiva che poi porterà invece a un disastro, non vede qualcosa che è molto vicino, che però risulta nascosto. Ed è tutto foreshadowing questo discorso poi di quello che succederà con gli anelli, ovvero arriva questo Annatar, si offre di aiutare nella creazione degli anelli del potere e poi nell'ombra crea il suo unico anello con cui corrompe tutti i portatori di anelli che aveva contribuito a sedurre e coinvolgere, no? Quindi qualcosa che doveva essere bello che diventa invece un'arma del potere oscuro. Quindi è un episodio che a volercelo leggere riguarda molto la vista e l'interdizione della vista, no? C'è chi non riesce fisicamente a vedere, c'è chi non riesce a vedere in senso di intuizione, c'è chi si accorge di essere spiato e che ci sia un qualcosa di più, però diciamo che è proprio il titolo che ci guida da quella parte. Io stessa non mi sarei mai sforzata di fare queste riflessioni se non avessi conosciuto il titolo dell'episodio. Ed essendo una parola così importante all'interno del mondo di Tolkien, io mi pongo proprio il problema dell'intenzionalità degli autori, cioè loro hanno preso il termine l'occhio, hanno deciso di usarlo come fanservice oggettivamente, però tra tutti gli episodi in cui potevano usarlo hanno scelto specificamente questo. Ed è questo il problema da porsi. Perché noi conosciamo le narrazioni canoniche, però alcune storyline che hanno creato per questa serie non abbiamo idea di dove vanno a parare, per cui loro che sanno su cosa stanno ponendo delle fondamenta e hanno il disegno completo, hanno stabilito che in questo episodio ci sia un qualcosa di rilevante proprio nella dimensione occhio, nella dimensione Sauron, forse. Perché l'alternativa è pensare che invece sia solo una supercazzola, cioè che hanno usato perché suonava figo, proprio perché volevano che quelli come me si facessero un sacco di teorie, però in realtà non significa niente, no? A quel punto ti viene da dire, vabbè, però te lo sei speso molto male, cioè non lo puoi più usare questo titolo da ora in poi, o sono scemo io, ma sei scemo anche tu, oppure sei furbo, e allora io da questa tua furbizia cerco di trarre delle conclusioni. Ah, poi se vogliamo possiamo anche intendere l'occhio nel senso più banale della metafora, l'occhio del ciclone, no? Cioè, noi diremmo italiani la calma dopo la tempesta, questo momento in cui il grosso della catastrofe è accaduto, e c'è quel momento di apparente quiete che però in realtà è una pausa prima di altre conseguenze catastrofiche, no? Quindi potrebbe essere appunto un riferimento generico al fatto che questo episodio stesso sia un occhio del ciclone in mezzo al casino. E anche in questo caso direi ve lo siete voluti spendere così? Bene, buon per voi. Però questo video è anche finalizzato a chiedere a chi sta guardando la serie, a chi ha voglia di fare riflessioni e teorie, di dirmi la vostra. Io sono molto curiosa di vedere se qualcuno di voi ha pensato, trovato
una lettura alternativa a quelle che, per esempio, ho proposto io, e quindi vi invito a dirmi perché, secondo voi, questo episodio si chiama L'occhio. Mi premeva parlare soprattutto di questo perché era, secondo me, l'argomento più interessante e paradossalmente meno sviscerato. Quindi io vi mando un grosso nacio e la dissolvenza finale, intendo il momento in cui viene inquadrato Montefato, appare la scritta Terre del Sud, poi questa scritta si brucia e si trasforma per la prima volta nella scritta Mordor. Non so, magari a voi è piaciuta, non vi è parsa però una cosa un po' trash, non lo so, un po' pigra anche come soluzione. Mi sarebbe piaciuto sentire o vedere il termine Mordor per la prima volta in un altro modo, e questo boh, mi è sembrato un po' un buttarlo via così. Non mi ha affascinato molto come scelta, l'ho trovata anche abbastanza kitsch, tra virgolette. Però vabbè, ditemi cosa ne pensate anche relativamente a questa transizione. Nachos!